Siamo gli Axtons e oggi abbiamo occupato la Gold Music. No, ragazzi, dai, uno, due, tre. Ma come? No, 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 no. Qua già. Ciao, sono Alberto, chitarrista degli Axtons, e oggi sono qua alla Gold Music. Abbiamo provato prima tutti insieme ad occuparla, ma il Joe ci ha sistemato subito e sono venuto a provare un po' di strumenti oggi. Per vedere cosa potevo. Cosa andasse bene per il tuo. Esatto, per il mio setup. Setup, per il mio suono. Per e tra i vari strumenti ne hai scelto uno in particolare? Sì, ho scelto Dean, ho scelto l'ML, perché è una chitarra veramente figa, secondo me. Partendo dai legni, alle meccaniche, ai pick up, e comunque la forma accattivante. Adatta perfettamente al heavy metal, diciamo. Poi ecco. Due parole sulla vostra band per chi non vi conoscesse, così capiamo anche come certo, strutturate, certo. Eccetera. Noi Axtons facciamo un metal, diciamo, così è generico, però è tanto per capire. Ispirati tantissimo dai Motorhead, che insomma è stata la band che ci ha avviato a questa avventura. E adesso saremo pronti fra qualche mese con un album nuovo e con della musica tutta nuova. Bene. sia per diciamo le sonorità che per chi comunque conosce Usurpers, che è il disco precedente, l'EP, ecco, che era molto 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 rediano. Adesso insomma si va su qualcosa di più pesante. Bene. Più metallo, che non fa mai male. Mai male. Ciao, sono Luca, bassista e voce degli Axtons. Oggi sono alla Gold Music per scegliere qualche basso della Dim. Anzi, ho già scelto il basso, dopo averne provati tanti, ho scelto il Demonator per la sua forma, per la sua carica di suono, la potenza e la particolarità del boosterino che mi darà la possibilità di eliminare qualche pedalina che intralcia il mio cammino sul palco. Anche voi adesso lo vedete qua tranquillo e pacato, però in realtà poi sul palco, sì, sul palco si trasforma. Sì, 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 il palco mi dà la forza di diventare un'altra persona. Questo è una cosa importante, perché sì, giustamente sì, poi certo, sul certo. Palco bisogna catturare l'attenzione dei fan, di tutti quelli quanti, che ti guardano. Certo. Essendo basso e voce assieme, fare lo spettacolo è più difficile rispetto a un cantante che per i fatti fa suoi. Fa solo il cantante. E basta. E basta. Beh, fan dei Motorhead, bisogna dire. Fan dei Motorhead, Lemmy è il mio bassista preferito. Diciamo che amo il mio strumento, forse perché lui me l'ha fatto conoscere. Io direi un'esperienza particolare successa con la band che magari ti viene in mente. L'esperienza particolare ce ne sono tantissime. Le esperienze particolari sono i concerti, ma soprattutto i dopo concerti. Bisogna dire la verità. Sì. Sono Christian degli Axtons, il batterista. Più o meno tamburaio. E oggi abbiamo tentato di venire ad occupare la Gold Music, ma ci hanno fatto un po' così. Comunque sono venuto qui per provare la D-Drum, perché ero molto incuriosito e devo dire che ho trovato il mio set di batteria, in quanto ha una cassa che ti penetra nel petto e i tom e timpani hanno una grandissima buona profondità nel suono, per cui devo dire che sono letteralmente soddisfatto. Tra le varie batterie hai provato tra l'altro una con la cassa 20x22 che ti ha stupito particolarmente. Sì, infatti ero non titubante, però non sapendo come suonasse, cavolo, l'ho provata e devo dire che sono rimasto molto di stucco, perché proprio è incisiva al massimo, è proprio profonda, suona. Cavolo, suona. Così non devi più pestare come un pazzo. Esatto. Mi dicono gli altri del gruppo, così non devi più pestare. Sì, infatti ce l'hanno un po' con me perché sono un picchiatore, perché tengo i piatti altissimi, no. O perché proprio. Però insomma la batteria va suonata, per cui. Hai visto anche una finitura arrivata da poco?
Lì è stato un bel dilemma nel scegliere il modello, ma soprattutto il colore, che è il nero traslucido. Traslucido è una cosa fenomenale, fenomenale. Io volevo un colore natural, legno naturale, mi ha fatto vedere questo traslucido e mi ha accoppato il cervello. Per cui e da lì hai cambiato idea. La vedrete nelle prossime occasioni live. Sicuramente. Intanto un ringraziamento alla Gold Music, al grande Joe, allo staff e a Rock and Roll in generale. Bene ragazzi, grazie a tutti di essere venuti a trovarci, sono contento che si è trovata una quadra per chitarra, basso, batteria e mi fa ancora più piacere avere comunque una band intera che usa i nostri strumenti. Per adesso gli strumenti principali, poi abbiamo già visto delle chicche che secondo me andranno nel vostro armamentario, diciamo, così pare, però non diciamo nient'altro per adesso. E quando volete venire a trovarci, grazie siete i benvenuti. Ciao a tutti! Rock and roll.